Questa mattina siamo qui perché sono completati alcuni lavori di grande valore in questa azienda ospedaliera che sta diventando un'azienda davvero di grande livello. Noi avremo in giro di pochi mesi 600 e più posti letto in questa struttura ospedaliera. Cioè l'ospedale di Benevento diventa uno dei quattro ospedali più importanti della regione Campania. Per darvi un termine di paragone, l'ospedale del Mare a Napoli è 500 posti letto. Abbiamo fatto gli investimenti importanti, grazie al dinamismo anche del direttore generale, nelle tecnologie, una nuova TAC, una risonanza magnetica, un robot Da Vinci di ultima generazione per la chirurgia robotica, sono stati fatti già una ventina di interventi. L'ospedale diventa attrattivo anche per altri territori della regione. Faremo poi ulteriori investimenti per altri 60 milioni di euro in questo plesso ospedaliero. Mi pare davvero una cosa molto importante. È doppiamente importante perché questo lavoro è andato avanti in un periodo maledettamente difficile. E anche perché sono investimenti che facciamo in aree interne della Regione Campania. Non si è mai vista sinceramente tanta attenzione per la rete ospedaliera che abbiamo nell'area interna della Campania. E dunque era un'occasione importante per venire a sottolineare questo valore. Voglio ringraziare anche il direttore dell'ASL, il dottor Volpe, perché per quanto riguarda la battaglia contro il Covid abbiamo fatto a Benevento un lavoro davvero straordinario. Questa è probabilmente la realtà oggi immunizzata per le fasce di età che hanno deciso di partecipare alla campagna di vaccinazione. Sapete che c'è un 15% dei cittadini che ha deciso di non vaccinarsi. E questo 15% sarà un problema per tutti quanti noi. Sarà un problema serio. Allora per me era un'occasione per sottolineare le cose fatte, le cose che sono già programmate e finanziate, ma soprattutto per ringraziare il personale medico, infermieristico, amministrativo, i tecnici di laboratorio per il lavoro di questo anno e mezzo. Noi abbiamo il nostro personale che è obiettivamente stressato, in qualche realtà davvero è allo stremo delle forze. E tutti quanti noi, in qualche misura, ovviamente, abbiamo subito la fatica di questo anno e mezzo che abbiamo alle spalle. Per me è diventato quasi ossessivo, diciamo, un orario, mezzanotte meno un quarto, mezzanotte meno 10, perché mi arrivano i dati del contagio della giornata, dei ricoveri in terapia intensiva, per cui. E poi alla lunga la cosa diventa davvero pesante da reggere, ma dobbiamo reggere. Dobbiamo reggere perché abbiamo davanti a noi mesi che non saranno facili. Noi abbiamo un elemento che ci dà più tranquillità rispetto a un anno fa, ed è il fatto che abbiamo vaccinato centinaia e migliaia di persone. Abbiamo fatto ad oggi 6 milioni di vaccinazioni. E abbiamo quasi 2 milioni di cittadini immunizzati in Campania, una doppia dose. Dobbiamo continuare così, non ci dobbiamo né fermare né distrarre. Dobbiamo arrivare per novembre a fare 9 milioni e 200 mila somministrazioni di vaccini. E dobbiamo arrivare a immunizzare oltre 4 milioni di cittadini campani, se vogliamo stare tranquilli. Quindi siamo alla metà del cammino. Dicevo, un elemento di tranquillità in più rispetto al passato perché abbiamo milioni di cittadini vaccinati e due elementi di preoccupazione. Primo, le varianti. Questa variante Delta ha una particolare aggressività soprattutto nei confronti dei giovani. Abbiamo avuto 4-5 giorni fa un ricovero in terapia intensiva di un ragazzo di 13 anni. Quindi, le varianti, a cominciare da questa variante. L'apertura dell'anno scolastico,
che può diventare una bomba dal punto di vista del contagio. Quindi noi, lo dico ai direttori generali, dobbiamo vederci fra qualche giorno per il programma di vaccinazione della popolazione studentesca. Anche qui abbiamo un elemento di grande soddisfazione. Siamo la prima regione d'Italia per la percentuale di personale scolastico vaccinato. Noi abbiamo immunizzato, quindi vaccinato con la doppia dose, il 92% del personale docente e non docente che ha aderito ovviamente alla campagna di vaccinazione. Quelli che hanno aderito sono a loro volta il 92% rispetto a zone d'Italia nelle quali la metà di docenti e non docenti non ha aderito alla campagna di vaccinazione. Quindi ci sentiamo tranquilli da quel punto di vista, ma dobbiamo sapere che per metà settembre noi dobbiamo aver completato la vaccinazione degli studenti, altrimenti quello diventa un vettore di contagio formidabile. I ragazzi si vedono gli assembramenti all'inizio dell'orario scolastico, all'uscita dalla scuola, la movida, è chiaro che riportano in casa il contagio. Quindi il lavoro non è finito, deve continuare con grande attenzione, con grande determinazione, anche con grande serenità. Rimarrà l'obbligo di mascherina in Campania, all'esterno, oltre che al chiuso, con buona pace delle decisioni nazionali. Ho spiegato a tutti quanti che noi abbiamo una situazione delicata, sia perché abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e d'Europa, sia perché dopo l'estate si verifica in Campania una sorta di rimescolamento sociale. Arrivano in Campania milioni di persone, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal nord, da altre parti del mondo. Per cui dobbiamo sapere che ci sarà una circolazione di virus enorme. E in modo particolare nell'area metropolitana di Napoli dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché se perdiamo il controllo di quei territori la situazione veramente diventa delicata. Allora, il messaggio ovviamente è di grande serenità, io sono fiducioso, ma chiedo a tutti quanti di essere consapevoli dei problemi, di essere consapevoli che arriveremo all'obiettivo a cui stiamo puntando, uscire dall'epidemia Covid, se saremo responsabili e se avremo una grande determinazione rispetto agli obiettivi che ci siamo proposti. 9.200.000 persone da vaccinare e dovremo farlo. Per il resto, ovviamente, finisco, noi siamo impegnati ovviamente anche su altri versanti. È un capitolo dell'attività della Regione, ma dobbiamo sapere che è stata una fase pesante anche per tanti operatori economici, imprenditori, commercianti, artigiani, per tante famiglie. E quindi dobbiamo proseguire nel programma di investimenti nelle infrastrutture e anche da questo punto di vista devo dire che la provincia di Benevento sarà una provincia in larga misura privilegiata per le infrastrutture ferroviarie, quelle stradali, e perché, come diceva il sindaco Mastella un attimo fa, a Benevento noi avremo l'intervento più rilevante di tutta la regione Campania, un investimento di 500 milioni di euro per realizzare la diga di Campo Lattaro. Di questo 500 milioni di euro, i 2/3 sono fondi della regione, tanto per cambiare, perché gira e rigira, abbiamo fatto le verifiche, pur essendo stato inserito fra i 10 progetti strategici dell'Italia, quando abbiamo cominciato a fare i conti, il governo si è fermato a 180 milioni, 190 milioni. E gli altri 320, vedete un po' voi. E noi vedremo. Non siamo spaventati, ma per dirvi che l'Italia funziona ancora così, che al di là delle cose scritte, poi quando arriviamo alla stretta, il sud rimane il sud e il nord rimane il nord. Nessuna lamentazione, l'importante è sapere che qui bisogna combattere sempre, perché non ci regalerà nulla nessuno, nulla nessuno. E tutto quello che avremo dovremo strapparlo con le unghie e con i denti. Ma anche qui
non abbiamo particolari preoccupazioni e non abbiamo neanche particolari condizioni di gracilità, diciamo, godiamo di ottima salute. Faremo un'altra tornata del concorso preparato alla Regione Campania per i comuni della Campania 2-3 anni fa. Si è conclusa la prova scritta per circa 2.000 giovani. Attendiamo che il Ministero della Funzione Pubblica trasmetta alla Regione Campania la graduatoria definitiva. Hanno superato la prova scritta tutti quelli che hanno fatto la formazione professionale. Pensate, abbiamo creato 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, dando una mano ai comuni, alle corti di appello di Napoli e di Salerno, alla stessa regione. 2.000 giovani che hanno già fatto 10 mesi di formazione professionale, che daranno una mano a tanti enti locali. Faremo entro quest'anno un altro concorso, perché nel frattempo sono passati 3 anni, altra gente è andata in pensione, e noi continueremo a lavorare per ringiovanire la pubblica amministrazione in Campania e anche per qualificarla. Piano di ripresa e tutte queste cose, ma se non hai il personale qualificato per fare anche mezzo progetto da mandare a Roma, quei soldi rimarranno sulla carta. Allora, abbiamo una fase che sarà di grande impegno per tutti quanti noi, sul piano sanitario, sul piano degli investimenti sanitari, sul piano delle infrastrutture e sul piano di rilancio dell'Italia intera. Devo solo rinnovare a tutti quanti voi il mio ringraziamento e il mio appello ad aiutarci con il senso di responsabilità. Avrete visto anche voi le immagini di ieri, abbiamo festeggiato tutti quanti. Fra 3 settimane tireremo le somme. Io capisco tutto, gli stati d'animo, però le immagini che abbiamo visto in quello stadio a Londra, di migliaia di persone ammucchiate, nessuna con la mascherina. Gli inglesi sono gente curiosa, puniti perché Dio c'è. Sono stati puniti preventivamente, perché evidentemente qualcuno sapeva già che si sarebbero tolta la medaglia. Ma come si fa? Fair play è un'espressione inglese, ma si sono dimenticati. Vabbè, andiamo avanti, abbiamo tutti quanti noi uno stato d'animo un po' più leggero, siamo tutti più soddisfatti, ancora più orgogliosi di essere italiani, però dobbiamo imparare ad essere un po' più tedeschi, ad avere più senso dell'organizzazione rispetto delle regole. Se facciamo così, raggiungeremo l'obiettivo che ci siamo dati come Regione Campania: riaprire tutto, ma riaprire per sempre. Perché se siamo responsabili, riapriamo tutte le attività economiche. Se non siamo responsabili, facciamo finta di aprire, ma arriviamo quest'anno a fine agosto ad avere già problemi di contenimento del contagio. Un'ultima cosa. Ovviamente la stagione del Covid ha tolto ai giovani 1-2 anni di vita, ma ha avuto perlomeno, credo, un risvolto importante sul piano umano. Noi tutti quanti siamo trascinati ormai in una modalità di vita all'insegna della nevrosi, della corsa continua. C'è stato qualche grande papa che ha richiamato noi alla bellezza del silenzio. Fermarsi un attimo, pensare alle cose fondamentali della vita. Almeno da questo punto di vista il Covid ci ha fatto riscoprire le gerarchie dei valori. Anche le cose che sembravano banali, minime, un abbraccio, un incontro, poter abbracciare una nipotina. Io continuo ad avere, ad essere, sì, sei vaccinato, ma non, hai paura di
Beh, almeno da questo punto di vista credo che abbiamo riscoperto la gerarchia dei valori, che le cose importanti nella vita degli esseri umani sono altre. Il rispetto, il senso del lavoro, la capacità di sacrificio. Impegnarsi a lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi. A chi verrà dopo di noi. Ecco, mi auguro che quando sarà passata questa ondata di Covid ritroveremo e consolideremo questi valori umani profondi al di là delle pazzie della vita contemporanea. Grazie a tutti, un grande augurio a voi e alle vostre famiglie.